Io ringrazio a nome di Massimo la standing ovation, ma l'onorevole Amalfa ha un aereo e dovrebbe prenderlo in tempo. Quindi vorrei invitare l'onorevole Amalfa per la sua lezione. Grazie soprattutto della presenza. Caro Giorgio, tu ti starei domandando dove mi hai portato oggi. Questo una realtà, quella dell'odontoiatria, molto poco conosciuta nel resto d'Italia. Ma la fotografia che ha fatto Massimo una reazione è la fotografia reale. Brevissimamente, alcune note. Laureato in giurisprudenza a Pavia? E a Cambridge in economia, ha insegnato, spero di ricordare tutto bene a memoria Giorgio, ha insegnato a Napoli, Torino, Milano e a Catania, diventato parlamentare deputato nel 1972, è stato deputato fino al 2013, all'ultima legislatura. È stato ministro delle finanze, ministro delle politiche comunitarie, più volte presidente di commissione, commissione esteri, finanze, non me le ricordo tutte, mi perdonerai, autore di tanti libri, gli ultimi due molto belli, quello su Cuccia, il segreto di Mediobanca, l'altro su Keynes, ricordato da Massimo nella relazione, sul quale poi alla fine ti farò una considerazione. Oggi l'abbiamo chiamato e lo ringraziamo di nuovo per parlare di un tema che ci riguarda da vicino, che vi riguarda da vicino come odontotecnici e ci riguarda da vicino come cittadini, è la crisi che sta vivendo l'Europa. Hai il tempo a disposizione che ritieni opportuno. Io alla fine vorrei farti due domande e una considerazione, se me lo consenti. Quindi, prego. Grazie, sono molto... molto grato per questo invito dell'Associazione degli Odontotecnici del Presidente Maculan perché mi apre lo sguardo su problemi molto, molto importanti e vitali per la vostra categoria che seguo, apprendo con molta attenzione e nello stesso tempo mi è stato chiesto di parlare della crisi dell'Europa e cercherò di essere breve perché i temi di cui avete necessità di discutere sono temi vitali, come ha detto il Presidente della vostra associazione, vitali con delle vostre condizioni di vita e di lavoro e quindi non esito a portar via troppo tempo con discorsi troppo ampi. E nello stesso tempo c'è un dato che mi ha molto colpito della relazione del Presidente, che è quello sulla caduta delle cure dentarie, del segnale che questo dà della crisi del nostro Paese, che è una crisi devastante come quella che si è determinata negli ultimi anni, e il riferimento a quell'articolo della Costituzione in cui dice che i cittadini hanno diritto alla salute e questo diritto alla salute viene compromesso dall'andamento economico. Ma tutto questo collegato all'Europa, perché c'è una crisi, io non ho voluto portare dati economici o tabelle, ma c'è un dato che impressiona moltissimo, se uno fa un confronto fra tre andamenti negli ultimi 20 anni economici, gli Stati Uniti, i paesi europei che non fanno parte della moneta unica e i paesi della cosiddetta Eurozona, vede che tutti e tre hanno avuto una crisi molto importante nel 2008, ma vede che gli Stati Uniti ne sono usciti nel 2009-2010 e hanno ripreso una crescita significativa, che i paesi europei che non fanno parte dell'Eurozona, l'Inghilterra, la Polonia, la Svezia, la Norvegia, hanno avuto una crescita simile, un andamento simile a quello degli Stati Uniti. E poi c'è
il fanalino di coda che è l'Eurozona. Naturalmente io non cito neanche l'India, la Cina, i paesi emergenti che hanno tassi di sviluppo superiori a quelli dell'Europa, degli Stati Uniti, ma parlo dei paesi che si chiamavano una volta i paesi occidentali, i paesi del mondo avanzato, cioè Stati Uniti, Europa, Europa dell'euro. Se si prende la disoccupazione, i tassi della disoccupazione, si vede esattamente lo stesso andamento. Cioè gli Stati Uniti dopo la crisi del 2008 hanno avuto 2 anni di caduta dell'occupazione, poi hanno ripreso e oggi stanno a un tasso di disoccupazione che è del 4,75%, sotto il 5%, cioè sono alla piena occupazione. Il resto dell'Europa, non euro, ha avuto un tasso di aumento della disoccupazione nella crisi e poi oggi sta a un tasso di disoccupazione sotto il 6%, e c'è l'Europa dell'euro che sta a un tasso di disoccupazione del 12%, salito dal 7-8 del 2008 al 12%, e lì è restato. E quindi dentro questa condizione bisogna ragionare su questo problema, cioè qual è il problema che si è posto e perché l'Europa cresce così poco, perché l'Europa ha della moneta unica. Noi, l'Italia, è il fanalino di coda delle paesi dell'euro, cioè ha da 20 anni a questa parte tassi di crescita che sono i più bassi di quelli dei paesi dell'euro, ha il tasso di disoccupazione fra i più alti dei paesi dell'euro e così via. Questo vuol dire che in parte ci portiamo a casa problemi nostri, che sono problemi antichi, errori, sbagli che abbiamo fatto, ma in parte paghiamo una realtà che è la realtà della moneta unica, che è molto negativa. E vengo al problema di carattere più, diciamo, generale, che uno dei dati che più impressiona dai sondaggi di opinione è la caduta drammatica del consenso all'Europa che c'è in paesi dove, come l'Italia, avevano altissimi consensi per l'Europa, o in Germania, per non parlare dell'Inghilterra e di altri paesi dove lo scetticismo verso l'Europa è stato profondo. Quindi c'è stato qualche cosa che ha interrotto il rapporto di fiducia che un paese come l'Italia ha avuto verso l'Europa. Che cosa è successo? Dove si è sbagliato? Che cosa è avvenuto? Quando è finita la guerra nel 1945, la straordinaria invenzione di quegli anni, nella relazione del Presidente sono stati fatti i nomi De Gasperi, Schumann, Altiero Spinelli. Cosa fu la grande soluzione, idea del 1945? Cioè, mentre dopo la Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles, le potenze vincitrici, cioè l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, avevano deciso di penalizzare il più possibile lo sconfitto, la Germania, per metterla in condizione di non potersi rialzare e non provocare una nuova guerra, e quindi le famose sanzioni, le riparazioni che erano così inique che poi diedero luogo alla disoccupazione, all'inflazione e poi alla fine alla dittatura in Germania. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con maggiore lungimiranza, gli Stati Uniti, che erano diventati il paese dominante, pensarono a una soluzione che invece di cercare di, come dire, contenere i paesi sconfitti, associasse i paesi sconfitti e i paesi vincitori nella ricostruzione dell'economia del mondo. Cioè nacque quello che si chiamò il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale degli Investimenti, il piano Marshall, tutte cose che, diciamo, ricordiamo dai nostri studi, che fu l'idea di mettere al centro della ricostruzione non soltanto i paesi vincitori, ma anche i paesi che avevano causato la guerra, cioè l'Italia, la Germania e il Giappone. E fu talmente lungimirante questa soluzione che proprio Italia, Germania e Giappone sono stati il miracolo del dopoguerra, cioè i 3 paesi che hanno avuto nel mondo occidentale, chiamiamolo nel mondo sviluppato, tassi di sviluppo più alti sono stati i nostri. E per l'Italia quella soluzione ha consentito al paese di uscire da una povertà plurisecolare. Disse una volta un uomo politico, Giorgio Amendola, disse: l'Italia in 20 anni, cioè dal 46 al 70,
ha fatto più progressi che nei 2000 anni precedenti, cioè se noi abbiamo cambiato il volto del nostro paese, lo abbiamo, abbiamo dato una prospettiva noi, io sono nato nel 1939, ma quando uno andava nel mezzogiorno nel 1950 i bambini camminavano a piedi scalzi, i contadini camminavano a piedi scalzi, non c'erano le scarpe, non solo non c'erano le cure dentali, non c'erano le scarpe, non c'era il cibo, non c'era nulla. Questo, l'Italia e soprattutto il mezzogiorno, le immagini, le fotografie del mezzogiorno erano fotografie di un paese che oggi consideriamo un paese dell'Africa, era in quelle condizioni, e noi abbiamo, questo è stato il miracolo, l'Europa è stato questo miracolo. Perché si è potuta fare l'Europa? Per tre ragioni molto importanti. La prima era la paura di un nemico esterno, che era la paura dell'Unione Sovietica, del comunismo. E quindi la Francia e la Germania, storicamente nemici fra di loro, ebbero un incentivo a essere uniti perché il nemico era esterno. Ma gli Stati Uniti, che noi immaginiamo come il modello dell'Europa di domani, qualcuno lo immagina, io non credo che... nacquero come federazione perché avevano un nemico comune, che era il re d'Inghilterra. Cioè quando le colonie inglesi decidono di liberarsi dal peso delle tasse della madre patria, trovano un nemico comune che è il re Giorgio, che gli dichiara guerra e fanno l'unione. Cioè il nemico esterno unisce uno Stato. E l'Europa ha avuto un nemico esterno che era la paura del comunismo e dell'Unione Sovietica che ci univa. E questo portava con sé il secondo effetto, che gli Stati Uniti avevano interesse a un'Europa unita, perché avendo un confronto con l'Unione Sovietica sapevano che se l'Europa fosse stata divisa, debole e incerta, l'Unione Sovietica avrebbe avanzato in Europa e il confronto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sarebbe diventato inevitabile, e quindi aiutavano questo sforzo. E terzo, perché gli stati nazionali, soprattutto l'Italia e la Germania, portavano le stimmate di aver causato la guerra e di aver determinato la povertà dei loro paesi. Cioè i governi, gli stati nazionali erano responsabili di quella tragedia immane che fu la Seconda Guerra Mondiale. E quindi stati nazionali deboli, avversari, nemici potenti e amici che ti inducevano, ci aiutarono a stare insieme. E questo è stato il cammino dell'Europa. E il cammino dell'Europa è stato questo lento, straordinario sforzo di stare insieme. Cosa è avvenuto a un certo punto? È avvenuto un errore, e io lo dico adesso perché Maurizio lo sa, l'ho scritto, mi sono fatto molte poche simpatie, l'ho scritto nel 2000, ho scritto un libro che aveva per titolo L'Europa legata, i rischi dell'euro. La moneta, l'euro non era ancora entrato, e io dissi, ma qui questa è costruita così male che pagheremo delle conseguenze molto gravi e si sfascerà, perché non può stare in piedi. Che cosa è stato, cosa è successo a un certo punto? Il sogno della moneta unica, è chiaro che alla fine di quel percorso di unità europea, visto da Gasperi, da Spinelli, da Schuman e così via, c'era l'idea di costruire un'Europa che fosse come gli Stati Uniti, cioè un grande Stato federale, analogo agli Stati Uniti, con un Parlamento federale, un governo federale, un esercito comune, una politica estera comune. Ma era un percorso lungo. Quando nasce uno Stato federale nasce una moneta unica, perché è ovvio che è una delle caratteristiche di uno Stato, ma la moneta unica è l'ultima delle costruzioni. La lira nasce dopo l'unificazione dell'Italia nel 1860, cioè, prima c'era il fiorino, il ducato, il carlino. Dopo l'unificazione dell'Italia nasce l'idea della moneta unica. In Europa si è deciso, secondo me per un errore, diciamo, di arroganza burocratica o di arroganza europea, si è deciso di fare il cammino al contrario. Si è detto noi facciamo la moneta unica, perché la moneta unica è un vincolo così forte che poi questi paesi europei saranno costretti a fare dei passi avanti. E faranno l'unità europea, perché una volta è come se uno decidesse che l'amore segue al matrimonio, dice allora sposiamoci così poi viene l'amore, ma noi sappiamo che la storia è un po' diversa, diciamo così.
l'Europa a commettere questo errore nel 1900, negli anni 80, sotto la guida di Delors, decide una anticipazione che forza le condizioni del paese, perché i paesi erano ancora molto diversi dal punto di vista economico. E io ho cercato di raccontarlo in un articolo che ho messo, credo vi verrà distribuito. E quindi nasce la moneta unica, ma nasce la moneta unica tra paesi che hanno condizioni fra di loro economiche, legislative, culturali, molto diverse, e dove su quel terreno c'è una diffidenza molto forte. I tedeschi non erano favorevoli all'idea della moneta unica, non è vero che fossero. Bisogna stare molto attenti a non polemizzare con la Germania, io ho molti dissensi sul modo in cui guardano i problemi, ma i tedeschi dissero con molta chiarezza negli anni Ottanta che la moneta unica era un errore, perché gli economisti capivano bene che quando metti una moneta in comune rischi dei meccanismi spontanei che rendono più forti i forti e più deboli i deboli. Pensiamo all'Italia, l'unificazione monetaria italiana del Risorgimento. Beh, gli storici sanno che il divario fra nord e sud aumentò dopo il 1860. Questo non fa sì che uno debba, diciamo così, avere un ricordo, nostalgia dei Borboni, ma è vero che a Napoli, in Puglia, in Sicilia c'era un certo sviluppo industriale che dopo l'unificazione diminuì. Perché? Ma perché i mercati del nord erano più attraenti, i capitali del sud trovavano nel sistema bancario, nel sistema industriale del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, trovavano degli impieghi migliori, quindi i capitali non andavano dal nord al sud, ma dal sud al nord, e quindi il sud si impoverì e abbiamo dovuto inventare la cassa per il mezzogiorno e abbiamo la questione meridionale, che è più grave dopo l'unificazione. Quindi i meccanismi spontanei dei sistemi economici non aiutano a rendere i sistemi uguali, serve un'azione collettiva. E questo è il problema che l'Europa. Quindi tu puoi fare una moneta unica se hai un governo federale. Negli Stati Uniti c'è un governo federale per cui se un problema investe uno Stato, si può chiamare a concorrere il governo federale, con i suoi fondi può aiutare quello Stato dove c'è una difficoltà, c'è stato un cataclisma come in Florida, ci può essere una crisi economica come la crisi dell'automobile che investe alcuni Stati. Se non c'è un governo federale, il meccanismo spontaneo aggrava le distanze. Ecco perché fare la moneta unica prima di aver fatto l'Unione Federale è stato un errore. I tedeschi lo sapevano. E disse, ma noi non siamo pronti allo Stato federale e non siamo pronti a mettere in comune le nostre politiche economiche. Oggi i tedeschi, io non polemizzo mai con i tedeschi quando dico ma noi non vogliamo pagare i debiti degli italiani o dei greci, ma se del resto noi in Veneto o in Lombardia, e si può anche capire, i cittadini dicono perché dobbiamo pagare i buchi della sanità della Calabria o della Puglia, o della Sicilia, a maggior ragione sarà legittimo per un tedesco dire non potete accollarci i debiti che gli italiani hanno fatto. Ma nello stesso tempo, se le politiche che chiedono i tedeschi è quello di affamare i greci, cioè si chiede per esempio alla Grecia, che è un paese in condizioni disperate, di tagliare ulteriormente la spesa sanitaria, le pensioni, eccetera, ma la Grecia prima o poi si schianterà socialmente perché non è un paese. Quindi il problema è che c'è una contraddizione di fondo nel sistema. La moneta unica è un legame vincolante su paesi che non sono ancora pronti a diventare una nazione, o un'azione federale, e quindi a sentire solidarietà di ciascuno dell'altro. Ma se non c'è solidarietà tra paesi, non ci può essere politiche comuni, ciascuno deve essere libero di fare la propria politica. Non è possibile che ci dica, che venga detto da un organo europeo, voi dovete, non potete fare quello, non potete fare quell'altro. Capisco benissimo quando c'è una rivolta, quando fatto il referendum in Grecia, i greci dicono ma noi preferiamo star fuori dall'euro piuttosto che avere il vincolo. Questa è la condizione. Questo è un problema
oggi si è drammatizzato perché poi nascono altri problemi, l'immigrazione, quell'immagine del Brennero con la barriera fa pensare a un'Europa che avremmo voluto dimenticare, ma dobbiamo riconoscere che bisogna attenuare i vincoli, cioè quello che bisogna fare, bisogna tornare a un sistema europeo in cui salviamo le cose che abbiamo costruito in questi 50 anni, non solo l'Erasmus, la libertà di movimento, anche la libertà di movimento delle professioni, che può essere un elemento importante, con tutte le cautele che colgono nelle parole del Presidente, e nello stesso tempo cercare di evitare di tenere in piedi un vincolo di politica economica che è così tremendo che ci fa a un certo punto soffrire tutti. Come ne usciamo? Come ne usciamo? Io vedo tutti i giorni ripetere questa con me, l'Europa deve andare verso l'unione politica, ma bisogna essere molto realisti nei problemi, cioè oggi le condizioni dell'unificazione politica dell'Europa che c'erano all'inizio degli anni 40, 50, cioè dopo la guerra, quelle non ci sono più. Oggi i paesi non hanno un nemico, l'Europa non ha un nemico comune, forse c'è l'Islam, l'Islam guerriero come nemico comune, ma non è così un nemico così forte da obbligarci come era l'Unione Sovietica. Noi non abbiamo un nemico comune, non abbiamo una unità politica dentro l'Europa, non ci sono per esempio partiti politici europei, non ci sono più partiti politici europei, cioè non esiste il Partito Socialista Europeo, il Partito Democristiano Europeo, il Partito Liberale Europeo, che possono avere un'autorità di parlare ai loro paesi, quindi è un tessuto completamente sfrangiato. E quindi siamo, questa è la mia conclusione su questo punto, è che noi siamo molto soli e che l'Italia deve avere la forza di affrontare i suoi problemi con le sue energie, che sono molto, molto vitali. Il mio giudizio è che il governo lo percepisce questo problema, l'insistenza con la quale il Presidente del Consiglio pone il problema della ripresa e anche dell'assurdità delle regole europee, io lo condivido. Trovo che sia inutile però discutere l'assurdità delle regole europee e rispettarle, cioè dire noi le consideriamo sbagliate ma le rispettiamo, a me pare doppiamente sbagliato. Le regole europee si rispettano in silenzio o si violano in silenzio, ma rispettarle dicendo che invece varrebbe la pena di violarle, io non credo che ci porterà fuori. L'Italia ha bisogno di una forte ripresa economica. Credo che lo strumento fondamentale oggi per una ripresa economica sarebbe un forte sgravio fiscale, ma un vero sgravio fiscale. Non è uno sgravio fiscale dire l'Europa vorrebbe che noi aumentassimo l'IVA ma noi non ve l'aumentiamo. Questo non è uno sgravio fiscale, questo è un mancato aggravamento fiscale. Lo sgravio fiscale è quando alla fine dell'anno il fisco ti chiede meno tasse dell'anno precedente e te lo chiede e sai che non te le chiederà neanche nei prossimi anni, perché allora uno fa dei piani di acquisto di stampanti tridimensionali o di oggetti. Quindi ci vuole una politica economica. Credo che questa politica economica non troverebbe l'assenso dell'Europa e credo che l'Italia dovrebbe avere il coraggio di fronteggiare il dissenso dall'Europa con molto garbo, ma dicendo all'Europa noi abbiamo dei problemi che si sono drammaticamente aggravati nel corso di questi anni. Le cifre che c'erano nella relazione sulle cure mediche, che immagino che siano le cure mediche oltre che le cure dentarie, sono, e le cifre sul divario nord e sud in queste cose sono cifre che fanno accapponare la pelle, e quindi la vostra battaglia ha un senso, e io non ho responsabilità politiche ma dall'esterno del mondo politico le guardo con simpatia e sono molto lieto di aver assistito a questa vostra riunione. Grazie. Due brevissime domande, perché so che vai di corsa. Uno riguarda la comune appartenenza a un patrimonio culturale e politico, quello del Partito Repubblicano, che
dalla legge sulla liberalizzazione degli scambi negli anni 50 alla nota aggiuntiva al bilancio dello Stato del 62, alla politica dei debiti, per proseguire ai nostri giorni all'adesione al sistema monetario europeo, ha identificato questo patrimonio come, con un grande rigore amministrativo. È comprensibile quello che dici, quello che ho letto, bisognerebbe sforare non dello 0,1-0,2 ma del 2-3% per più anni, senza dire che siamo contrari alle regole e poi le rispettiamo. Però questo contraddice tutto questo patrimonio. È ovviamente una domanda provocatoria, Giorgio. L'altra domanda che ti faccio: se l'Italia non avesse aderito all'euro, la crisi della Lehman Brothers, dei subprime, la crisi del 2008, come l'avremmo vissuta? Con la svalutazione competitiva che aveva portato l'Italia comunque a far pagare ai salariati, ai pensionati, al risparmio il prezzo di una maggiore competitività delle merci? Immagino che cosa sarebbe successo, visto ciò che è successo ad esempio nel 1992 con quella grandissima crisi finanziaria che portò a prosciugare le risorse della Banca d'Italia, la legge finanziaria di Amato, 90.000 miliardi. Certo. Che cosa sarebbe successo se l'Italia non avesse avuto questo parametro? Ma guarda, cominciamo da questa seconda. Cominciamo da questa poi seconda c'è una domanda. Considerazione finale sul tuo libro, te la faccio alla fine. No, cominciamo da questa seconda domanda. È impossibile per un economista dire che cosa sarebbe successo se. Questo Benedetto Croce spiegava che la storia non si può fare con i se, perché non lo sappiamo. Cioè possiamo ragionarci, ma non lo sappiamo. Nel 92 ci fu, che c'era un sistema analogo alla moneta unica, la Banca d'Italia difese il cambio sacrificando una quantità enorme di riserve valutarie, fino a che, non riuscendo più a farlo, dovette mollare e svalutò. E fece bene a svalutare, perché dal 92 al 96-97 l'Italia ebbe l'ultimo periodo di ripresa economica, perché quando un paese, i numeri, quando i rapporti di cambio sono squilibrati, si deve cambiare il cambio. Il vero problema, mi dispiace entrare in questioni tecniche, ma insomma sono cose che credo si possono comprendere. Il vero problema della moneta unica è che tutti diciamo, o tutti dicono, io non lo dico troppo, che serve flessibilità nel mercato del lavoro, nella concorrenza, eccetera, tutti vogliono la concorrenza, però poi dicono vogliamo la rigidità dei tassi di cambio. Cioè, per quale ragione dobbiamo rendere flessibili le pensioni e la spesa pubblica e dire però il tasso di cambio tra noi e la Germania deve restare immediato? E perché? Rendiamo flessibile anche quello. Ed era utile renderlo flessibile. L'euro ha dato alla Germania un vantaggio enorme nel corso di questi 20 anni, perché ha avuto due effetti. Il primo è che ha tenuto basso il valore dell'euro rispetto a quello che sarebbe stato il valore del marco da solo. Cioè noi abbiamo fornito alla Germania un po' di zavorra per poter vendere di più in Cina o negli Stati Uniti, perché vedete il franco svizzero come è salito, il marco tedesco è salito meno di quello che sarebbe salito perché c'era appesantito dalla lira, dalla sterlina, dalla lira, dalla peseta e dal franco. Primo vantaggio. Secondo vantaggio, noi non abbiamo fatto più concorrenza alla Germania in questi vent'anni, perché il tasso di cambio della lira, che si era svalutato molte volte, non si è più svalutato. Cioè negli anni che io ricordo il marco era salito da 100 a 1200 lire, 12 volte si era svalutata la lira rispetto al marco. Dal 1992-4 in avanti la lira non si è più svalutata. Ora tu dici, perché non si può svalutare? Che male fa per riaggiustare i tassi di scambio? Potere cambiare. Anche il Fondo Monetario Internazionale, quando nacque, consentiva ai paesi un aggiustamento.
tutto l'aggiustamento finisce su che cosa? Sul mercato del lavoro e sui redditi, perché se tu non puoi aggiustare il tasso di cambio sarai costretto ad aggiustare i salari, a svalutare, e quella svalutazione, come spiega i libri di Keynes, adesso qui entro una parte più tecnica, costa di più, perché quella svalutazione passa attraverso la disoccupazione invece di che passare attraverso le esportazioni. Cioè noi abbiamo pagato un prezzo enorme a tutto questo. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, tu mi dici, non è una domanda provocatoria. Dice, ma insomma, tradizionalmente il Partito Repubblicano era la spesa pubblica, in equilibrio, l'Europa. Certo, ma c'è un tempo, come dice l'Ecclesiaste, c'è un tempo per coltivare, c'è un tempo per raccogliere, c'è un tempo per... Cioè, se serve... stimolare la ripresa economica, si stimola la ripresa economica. Naturalmente non è che stimolare la ripresa economica vuol dire buttare i soldi dalla finestra, ma se io faccio una scuola o se faccio una facoltà di insegnamento di odontoiatria o se faccio una politica scientifica che consenta all'industria italiana di fare un passo avanti verso quell'industria 4.0 di cui parla il Presidente, ma sono soldi buttati via. Ma io li faccio in debito, cioè se uno di voi, dei vostri studi, deve portare una macchina più moderna, può anche fare un debito in banca per farlo, no? Perché sa che è quella macchina moderna. Certo, se fa debiti per pagare gli impiegati, prima o poi chiude, ma se fa debiti per mettere una macchina più moderna, guadagnerà di più, avrà una più alta produttività. Ora, perché questo criterio non si può applicare alle spese dello Stato? Perché noi siamo così pessimisti, perché lo Stato è corruzione, sì, e tutto questo è vero, tutto questo c'è, ma per quale ragione noi dobbiamo, siccome c'è l'acqua sporca, buttare via anche il bambino che vorremmo salvare? Quindi io difendo il rigore, ma si può fare con rigore, si possono fare debiti per motivi rigorosi, cioè se è per far crescere il patrimonio dei miei figli, culturale dei miei figli, posso fare debiti per mandarli all'università. Se per invece andarli a mandare a ballare, forse non è il caso di fare debiti per mandarli a ballare. Ora, che l'Italia, siccome è male amministrata, non abbia più una prospettiva di sviluppo, questo io trovo inaccettabile, è una cosa che condannerà i nostri giovani alla sconfitta. Questa è la mia risposta, la mia autodifesa. L'ultima considerazione, siccome qui oggi sono presenti solo dentisti dal volto umano, quelli che non hanno volto umano non sono presenti, mi posso permettere un richiamo, peraltro ne ho già parlato con Giorgio quando ci siamo incontrati. Nel libro di Giorgio La Malfa si apre con una frase di Keynes e si chiude con un'altra frase di Keynes. Come si chiude, l'ha detto Massimo nella relazione, si sintetizza dicendo: la forza delle idee prevarrà sicuramente nel bene e nel male sulla forza degli interessi. C'è la prima pagina. Ma io non ero stato ancora invitato da voi. No, ti chiedo. La prima pagina dice: John Maynard Keynes torna più volte sul fatto che gli economisti dovrebbero aspirare e riuscire a essere socialmente utili, competenti e umili come i dentisti. Allora, posso assicurare che no, l'invito è venuto dopo. Quando ci siamo incontrati ho detto: ma sei sicuro? Ha preso il testo originale e in effetti c'è scritto dentisti. Poi mi sono ricordato che Keynes questo libro l'ha scritto negli anni 30. Allora, negli anni 30 che cosa succedeva? Che a parte in Francia che c'era l'école dentaire, nel resto d'Europa, ma soprattutto in Italia, chi praticava e esercitava l'odontoiatria erano gli odontotecnici. Allora, caro Giorgio, siccome tu frequenti Oxford, Cambridge, avrai occasione di incontrare gli eredi di Keynes e chiedi loro se è possibile modificare questa frase e renderla un po' più aderente alla... Grazie molto, posso assicurare che l'avevo scritto molto prima, questo è un saggio di Keynes degli anni 30, ma qualche tempo fa, ho trovato ieri sera, mi sono dimenticato, pensando di venire qua, qualche mese fa ho scritto sul Foglio un lungo articolo su Keynes e Hayek, che era l'altro, l'economista liberista più, che aveva come titolo Il dentista e il giardiniere, perché faceva riferimento. Allora
vi lascio alla ministra. Aspetta, segno questo, non è una malfa. A me, ma mi sembra giustissimo. Grazie. Questo te lo porto in fondazione. È una dedica per te. Ringrazio di nuovo. Grazie a tutti.